Beh, noi avevamo già detto diversi mesi fa che l'investimento che si stava mettendo in campo sul Covid Hospital poteva essere un errore. Non era chiaro quanti posti letto sarebbero riusciti ad attivare e quale personale sarebbero riusciti a reclutare per quella struttura. Alla fine, purtroppo, come temevamo, è accaduto quello che in qualche modo avevamo previsto. Noi nella seconda ondata abbiamo dovuto diciamo, avere delle strutture non adeguate, la struttura del G8 in cui molti pazienti hanno lamentato il freddo, addirittura pazienti in cappella, mentre il Covid Hospital che doveva essere una struttura che potesse accogliere i pazienti di tutto l'Abruzzo è diventato di fatto un'estensione di tutti i posti letto ordinari che Pescara ha e che mantiene, a cui aggiunge non i 174 posti letto promesso, ma 86, senza però personale. Ricordiamo tutti la lettera che Albani invia alle ASL per il rastrellamento di personale. Ecco, uno squilibrio drammatico fra Abruzzo interno e costa. Se noi vogliamo portare a casa l'obiettivo Abruzzo zona bianca, bisogna immediatamente invertire la tendenza. Questo è quello che noi chiediamo con forza alla Regione.